Allora, noi pensavamo veramente di non portarci dietro il caldo di Milano, e invece qua fa ancora più caldo. Bella a tutti ragazzi, Lorenzo qua per voi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. Allora, come già vi sarete spoilerati tutto dal titolo, oggi sarà un video un po' particolare, un po' diverso, quindi oggi allenamento nudo e crudo, senza musica, senza niente. Vedrete il mio ultimo giorno di allenamento del nuovo programma, che adesso vi spiego. Ho iniziato da poco, come sapete, la preparazione per il 5 ottobre alle gare NBFA Men Physique. Ho deciso di portare avanti un programma di allenamento basato su 4 giorni settimanali, diviso in due blocchi. Abbiamo il blocco A e il blocco B. Il blocco A verrà ripetuto nella settimana 1 e nella settimana 3, mentre il blocco B verrà ripetuto nella settimana 2 e nella settimana 4. Questo è un allenamento che io andrò sicuramente a modificare, perché 4 allenamenti sono un po' pochini per quanto riguarda il dispendio calorico, anche se all'interno non inseriti fondamentali complementari a manetta. Preferirei quest'anno puntare molto di più sul dispendio calorico che non sulla dieta, quindi mi manterrò sicuramente la dieta un po' più altina, mentre il dispendio calorico, appunto, anch'esso sarà maggiore, minimo almeno 5 allenamenti la settimana. Vediamo subito le caratteristiche di questo programma, che è molto interessante, come vi dicevo. Nella giornata di oggi, un riscaldamento, quindi classico riscaldamento attivo, stretching attivo, insomma, come più preferiamo. Partiamo con degli stacchi dei rialzi, 3x6 set in progressione più 3x6 in repeat. Allora, la progressione semplicemente è 3 set aumentando il carico. Poi, appena arriviamo al terzo set col carico corretto, che ci permette di fare un buffer 2 e un buffer 1 giusto per non arrivare a cedimento, abbiamo un 3 set per 6 in repeat, ovvero riutilizzando lo stesso peso che siamo arrivati a utilizzare nell'ultima serie dei primi 3 set. Ci spostiamo una panca inclinata. Panca inclinata, in questo caso abbiamo un 3 set per 7 reps in progressione, quindi sempre aumentando il carico, più un 2 set per 7 reps in load drop, ovvero load drop è uno scarico di peso, l'ultimo peso che siamo arrivati a fare in progressione nei miei primi 3 set. Andiamo a scaricare, a togliere un 15% circa, poi insomma valutativo, e andiamo ad effettuare gli altri due set per 7 reps. Poi ci spostiamo un rematore col bilanciere, 3x6 in progressione più 3x6 in repeat, stessa cosa dello stacco dei rialzi, e come finisher dei bicipiti, dai 4 ai 5 set, dai 10 ai 12 colpi. Perché da A? Questo perché questo workout è stato inventato apposta per essere molto soggettivo, nel senso che i complementari vanno molto a sensazione. Perché? Siedo un attimo che sono stanco. Se sono stanco andrò a fare magari un allenamento un po' più voluminoso, più set, più colpi, con magari meno peso. Invece se mi sento di spingere posso anche affrontare meno set, meno colpi e più peso. Poi comunque le combinazioni sono molto soggettive e sono libero di fare quello che voglio. Allenamento molto completo, però vi ricordo sempre che io voglio affrontare questo su 5 giorni. Ora, questa settimana era di test per capire se andava bene mantenere questo allenamento per un mese. Poi altri 2 mesi valuterò, vi porterò comunque sempre contenuti riguardo la mia preparazione, perché so che vi interessa e voglio farvi vedere io veramente come mi preparo e spiegarvi tutto quello che è dietro le quinte della mia preparazione. Niente segreti, niente bugie, niente di niente, proprio vi mostro la mia preparazione al completo. Mi raccomando, seguitemi. Vi lascio qua in descrizione il mio nickname di Instagram, col quale mi potete trovare, è un social a cui tengo particolarmente, quindi vi aspetto tutti che mi veniate a trovare lì sopra. Poi se avete magari qualche domanda da farmi potete scrivermi benissimo un messaggio in direct. Direi che è arrivato il momento ora di allenarci. Abbiamo trovato una palestrina che si chiama Body Power qua in Toscana, veramente molto carina, macchinari tutti old school, LET machine che ho già provato l'altra volta a catena, quindi trasferimento di carico veramente impressionante. Entriamo dentro, vi faccio vedere comunque dalle riprese, vedrete un po' la palestra e posso iniziare pure l'allenamento di oggi. Vamonos! Allora, allenamento che parte con stacco dei rialzi, 3x6 in progressione più 3x6 in repeat. Però prima ci scaldiamo un po' con l'esercizio in sé. Abbiamo messo altri 2 10 per parte e così continuiamo per 3 set in progressione e poi manteniamo il carico, piano piano a salire e poi rimaniamo fissi per altri 3 set. Ultimo set di progressione, poi altri 3 mantenendo questo peso. Devi dare.
Passiamo ora invece a panca inclinata. Qui abbiamo 3 set per 7 colpi più 2 set per 7 in low drop. Abbiamo nei primi 3 set una progressione di peso, stessa cosa per lo stacco dai rialzi. Gli altri 2 set per 7 low drop, andremo a calare il peso di circa 15%. Come buffer, come nello stacco, un colpo 2, quindi senza arrivare a cedimento. Qua saliamo piano piano, sempre 7 colpi, vediamo un po'. Via con 30 per parte. Siamo arrivati al set di stazionamento, ora abbiamo gli altri due con low drop, meno 15%, andrò a togliere il 10 in favore di un 5. E all'incirca più o meno, non è proprio il 15% esatto, comunque lieve scarico, un 5 per parte, insomma poi in base a quanto caricate. Ok, dopo panca inclinata passiamo a rematore col bilanciere. 3 set per 6 in progressione, quindi sempre salendo con il peso, più 3 set per 6 in repeat, quindi mantenendo l'ultimo peso arrivato in progressione del terzo set. Qua buffer 2 colpi e poi andiamo a chiudere con bicipiti. Partiamo. Andiamo a salire, vediamo quanto arriviamo. Belli sbatti sti dischi, senza l'impugnatura. Ok, ultimo set in progressione, manteniamo questo peso che direi che è abbastanza per gli altri set. Ora, come finisher, bicipiti. Per il discorso di prima, dai 4 ai 5 set, dai 10 ai 12 colpi. Mi modulo un attimino, ora decido con calma, mi riposo 2 minuti, scelgo come portare avanti questo esercizio. Mi sono sentito di spingere un po' meno perché è l'ultimo allenamento della settimana, quindi andrò a fare 4 set per 12 colpi, un po' di colpi in più, però con un peso un po' più light. Ok, così altri 4 set. Via con l'ultimo set, poi andiamo a fare di là un bel check. Ora direi che è arrivato il momento di fare un bel check.
È l'ultimo allenamento della settimana, ora ho 2 o 3 giorni totale relax, non ne voglio proprio più sentire di allenamento, robe varie, mi terrò sempre comunque molto attivo, voi lo sapete che ho l'orologino, fitness tracker, mi tengo calcolato tutti i passi, eccetera, eccetera. Sono distrutto, questo allenamento mi ha spezzato, il caldo si fa sentire, io ho appena iniziato, mancano 3 mesi ancora alla gara, andrò a rivalutare poi l'allenamento, finirà il mese, mi raccomando, rimanete con me, supportatemi sempre come solo voi sapete fare perché mi date tantissima motivazione e sono spronato sempre a fare meglio. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio veramente tantissimo per aver visto il video fino a questo punto, non dimenticatevi assolutamente di lasciare un bel like per supportarmi, il vostro supporto ai miei video è una cosa fondamentale e vi ringrazio in anticipo per tutte le persone che già lo fanno. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, attivate la campanella per ricevere sempre una notifica ad ogni mia nuova pubblicazione e noi ragazzi come al solito ci vediamo in un prossimo video.